Domenica 24 febbraio parte la nuova campagna di raccolta differenziata nel comune di Castellabate. Si tratta di un nuovo piano di misure volto a migliorare ulteriormente i risultati positivi raggiunti sul fronte del riciclo. In questi giorni gli operatori stanno provvedendo alla distribuzione dei kit, buste e contenitori necessari alla raccolta direttamente presso le abitazioni del comune di Castellabate. Noi oltre ad essere un comune dove, come abbiamo detto in conferenza stampa, dove la raccolta è differenziata eh, va solamente nella direzione del miglioramento, quindi ci siamo imposti noi come amministrazione, i cittadini come obiettivo finale quello di raggiungere entro il 31-12-2019 l'80% di raccolta differenziata, che è un eh, traguardo ambizioso al massimo. Eh, dicevi bene, abbiamo inaugurato qualche anno fa, una delle strutture più belle in termini ambientali che è appunto il centro di raccolta, da fare invidia anche a altri comuni che ne sono sprovvisti. Un centro di raccolta funzionale non solo dal punto di vista logistico ma anche della, del decoro è un vero e proprio giardino. La prima cosa che abbiamo pensato di inserire all'interno di questo centro di raccolta è un sistema di premialità e sono ben 100 i cittadini che hanno aderito, hanno partecipato, hanno accolto l'invito dell'amministrazione che è appunto di uh, partecipare attraverso una scontistica in bolletta e a, materialmente nella emissione della prima bolletta ben 100 cittadini hanno avuto questo risparmio in bolletta abbastanza cospicuo. Basta ricordare che fino a 100.000 ecopunti si risparmia in bolletta ben 250 euro, quindi... Lascio immaginare il risparmio che può essere sommato poi a quell'altra modalità di risparmio che è appunto aderire al compostaggio domestico. Che cos'è il compostaggio domestico? Bisogna acquistare una compostiera domestica, collocarla in un giardino e eh, automaticamente si ha la possibilità di eh, avere un ulteriore sconto del 20% che può essere sommato poi alla questione premialità sul centro di raccolta e quindi teoricamente basta che il cittadino sia virtuoso, non sia distratto verso l'ambiente, sensibile ulteriormente verso l'ambiente per avere una bolletta dell'ATARI pari a zero.